Dicevi che è diventato appunto avventura, è diventato anche sport. Come è cambiato tu, che tra l'altro hai rivoluzionato l'alpinismo? Ricordiamo, sei salito sull'Everest senza maschera. Sì, che intanto fanno anche altri. Ma l'alpinismo è cresciuto dal 1786, prima salita del Monte Bianco, fino all'inizio degli anni 50, rimanendo avventura. L'uomo andava nell'incognita e tentava di sopravvivere, di salire, di arrampicarsi, ma l'arte stava nel sopravvivere. Poi, negli anni 50, l'alpinismo era ancora un alpinismo tradizionale, significa l'uomo andava, o anche la donna, andavano in alto, andavano sempre più in alto e cercavano difficoltà, significa che non andavano sulla via facile, andavano sulle vie, sulle pareti più difficili, accettavano il pericolo e tentavano di eliminarlo, ma vivevano in perfetta esposizione, significa se facevano un errore erano morti. Non c'era l'elicottero, non c'era, sì, c'era il soccorso alpino, ma molto meno preparato di oggi. Oggi l'alpinista si prepara una parte della montagna, o l'Everest, viene preparato una pista e poi corre su. E questo è sport. Prepara una parete di 100 metri verticale, strapiombante, molto liscia, con tutti i chiodi al posto, chiodi speed significa chiodi di espansione. E poi sale, tenta di salire e se cade, cade. Non succede niente perché è appeso alla corda. E oggi importa superare certi livelli di difficoltà sulla roccia. Siamo al 12° grado. Negli anni 50 c'era soltanto il 6° grado. Già questo dimostra che le difficoltà superate sono molto più alte di una volta. Però l'esposizione è diventata sempre meno. Un 12° grado non si può fare dove la caduta significa la morte, perché altrimenti non sarebbero vivi gli alpinisti di punta. Certo.